Questa luce non ti piace, ma senza luce non si vede niente in questa casa, lo sai, amore. Questa luce non la conoscono e non gli è molto simpatica. Giorgio è un altro dei ragazzi che abbiamo recuperato con i fratellini di Ninetta. È il più timidino ed è anche un po' più piccolino. Poco, poco più grande di Ninetta. Crocolato non c'entra niente. Giorgio è ancora un po' intimidito. E come colorazione è leggermente diverso, perché ha questa sfumatura scura che prende quasi tutto il corpo. Fai vedere quanto sei bello, fai vedere quanto sei bello. Somiglia molto a Bubu, è solo leggermente più piccolo. Bubu 1, Bubu 2, Bubu 3 ci sembrava troppo. E quindi abbiamo cambiato nome, anche se, come abbiamo detto, sono nomi di riferimento che potete tranquillamente cambiare perché ce li hanno per poco tempo e non li conoscono neppure bene, se partono presto, come noi speriamo. Eccolo qui che si è messo in posa. È un altro di quel gruppo di ragazzi che si trovavano in quel campo e che abbiamo ritenuto opportuno di prendere perché adesso con la pioggia non potevano stare lì. Stavano crescendo e cominciavano ad andare in giro e quindi il rischio, oltre all'acqua, insomma, era molto maggiore. Poi comunque avevano necessità di essere sverminati, e lo sono già stati, i vaccinati, perché le vaccinazioni sono importantissime, soprattutto in questo luogo dove ci sono vero gastro e altre malattie, insomma sul territorio, così da soli allo sbaraglio non possono stare. Ci sono le macchine e loro cominciavano ad andare in giro e quindi non si poteva proprio lasciarli lì. Ovviamente qui in casa è solo una soluzione di passaggio perché a rifugio altri cani non li possiamo portare e poi anche perché se anche potessimo comunque ci sono i lavori e la situazione è un po' precaria e come abbiamo ricordato qualche giorno fa i lavori sono stati molto rallentati causa maltempo che non accenna a migliorare e quindi comunque fare un sovraffollamento non è proprio una cosa insomma consigliata e possibile. Quindi sono con noi e questo però servirà loro a diventare un po' più domestici, perché sono comunque cagnolini, seppur molto dolci, cagnolini che non conoscono l'uomo, non conoscono le case e quindi adesso, dopo questa esperienza, arriveranno nella vostra casa con un po' più di dolcezza e di abitudine appunto a un ambiente così diverso da quello che hanno conosciuto dall'inizio. Sono ancora piccolini. Hanno circa 2 mesi e mezzo e sono future taglie medie. Arriveranno intorno ai 20 kg. Qualcuno, Achille, è leggermente più grande. Loro sono un po' più piccolini, ma penso sui 18. Lui ha il pelo lungo, abbastanza lungo, medio lungo, ed è veramente molto, molto bello. Abbiamo Bubu 1 che è più grande, Bubu 2 che ancora non ha recuperato nelle dimensioni quelle del fratello, perché purtroppo lui è stato recuperato più tardi e quindi non so se mai, insomma, recupererà. E poi abbiamo questo piccoletto qui, che comunque sembra essere molto molto dolce, seppur ancora poco abituato al contatto con l'uomo. Sono ancora piccoli, hanno tutto il mondo da conoscere, tante cose da scoprire e sicuramente tanta voglia di farlo. Ora, per esempio, sta guardando Elisenda che fa capolino ed è molto incuriosito. La cosa bella di loro così piccoli è che sono molto curiosi. Ecco, adesso poi c'è Papà Tony che passeggia. Sono molto curiosi e quindi esplorano e scoprono facilmente tutto. E allora, prima che crescano, guardateli, sceglieteli e chiamateci. Intanto che noi faremo i controlli preaffido, avremo modo di finire le vaccinazioni obbligatorie e di organizzare la staffetta. Allora, vi ricordo, lui si chiama Giorgio, ha circa 2 mesi e mezzo. Ed è una taglia media, dovrebbe arrivare sui 18 kg secondo noi, poi non so. E dolcissimo, come vedete, bellissimo. E se io tolgo la testa, la faccia, lui si gira, eccolo qua. E quindi chiamate per quest'altra meraviglia. Ok? Vuoi salutare tu? Che occhi belli ho! Quanto sono bello io? Sono ancora un po' spaesato, ma voglio conoscere tutto il mondo. Quindi portami con te. E fammi scoprire che cos'è l'amore, che cos'è una casa, cosa sono delle braccia che ti vogliono bene. E fammi sentire amato e coccolato. Io la mamma non ce l'ho e ho bisogno di te. Quindi ti aspetto. Ciao. Ti sei messo in posa, amore? Ma quanto bello sei!